Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Svolta venerdì 9 novembre nel comune di Livorno una conferenza stampa organizzata per presentare il progetto AUR, Orientamento ed Empowerment Antiviolenza della rete della città di Livorno. Ascoltiamo dunque l'assessore alle pari opportunità del comune di Livorno, Gabriele Cantù. Come assessore anche alle pari opportunità, sono molto contento del successo che siamo riusciti ad ottenere, siamo arrivati secondi grazie al progetto presentato da Ecogrifo in ambito nazionale per un cospicuo finanziamento che permetterà di allargare e implementare quella che è la rete antiviolenza città di Livorno. Una rete costituita tra istituzioni di vario tipo e di vario livello, c'è la questura, c'è l'ASL, c'è l'arma dei carabinieri, è fondamentale la presenza anche della USL. È una rete che ha cominciato a funzionare a pieno ritmo, come dicevo, e ha il grosso vantaggio di fornire di servizi di un centro come il centro donna, dove le donne vanno starei per dire spontaneamente, senza particolare necessità, e dove forse più che in altri luoghi però possono manifestare situazioni di disagio, di difficoltà. Penso al fenomeno dello stalking, per esempio, che matura magari lentamente, che magari una donna non ha il coraggio di prendere e andare in questura a denunciare, e che magari invece con una frequentazione quotidiana presso un centro dove magari svolge anche altre attività e dove però sono presenti psicologi e altro personale specializzato, può venire più facile una con quella che inizialmente è una confessione, magari tra amiche, che poi prende le pieghe che deve prendere in base a quanto sta succedendo. Per quello che riguarda il comune, qui la chiudo, devo dire che noi crediamo molto nella rete e abbiamo dato anche un sostegno tangibile individuando una struttura, un piccolo alloggio che però può ricoverare fino a situazioni di difficoltà, tre donne in difficoltà, in maniera da poter anche concretamente rendere possibile a queste persone che hanno subito questo tipo di violenza un luogo dove potersi rifugiare, dove poter vivere in una situazione protetta, almeno per un certo periodo. È a disposizione, diciamo così, della rete stessa. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.